Sì, con il premiato coach Trucioni, che anche quest'anno, con, facendo girare un po' tutti i giocatori, trovando via via un po' il protagonista, ha riportato di nuovo i Rossi al comando di Piazzale Michelangelo di Firenze. Sì, penso che vincere sia sempre un'impresa, sia sempre difficile, ripetersi è ancora più difficile. I ragazzi lo sapevano e quest'anno avremmo trovato più difficoltà, perché l'anno scorso insomma siamo stati un pezzettino la sorpresa, quest'anno sapevano il nostro valore e l'abbiamo dimostrato fino in fondo il nostro valore. Non era un bluff l'anno scorso, è una squadra formata da ragazzi di cuore, ragazzi di carattere, ragazzi bravi, perché non si vince solo di cuore e di carattere, ma bisogna far canestro. Ecco, Vignozzi come altri ragazzi non giocano in Serie A, però arrivano in questo campo e poi diventano ottimi giocatori. Cosa gli succede e cosa gli fai? No, Vignozzi è un grande giocatore anche sul parquet in inverno. Sono ragazzi che si mettono a disposizione completa, si sono allenati, lo ripeto, sembra un paradosso, ma la cosa più difficile è trovare 12, perché trovi sempre persone che hanno voglia di venire qua giù e fare il meglio. Anche quest'anno bravi tutti, ha detto giustamente te che non è merito di un giocatore, è stata una squadra, perché è una squadra maschia, una squadra che ci ha creduto, una squadra che ha difeso un fondo e il canestro per loro non sapevano dov'era. E quindi bravissimo, sì. Lascio lo scettro l'anno prossimo, penso sia giusto e corretto dare questa possibilità anche a altri allenatori che possano avere la soddisfazione di venire su e allenare questi ragazzi.